con Serena Monti di SIC, oggi una presentazione tutta incentrata su intelligenza artificiale e deep learning, naturalmente applicate al regno della visione per l'industria. SIC è un'azienda che, lo sappiamo, produce e sviluppa tecnologia sensoristica e adesso appunto si è aperta anche a queste applicazioni. Cominciamo magari raccontando se c'è una differenza tra intelligenza artificiale e deep learning, che spesso vengono utilizzate come sinonimi. Certo, allora l'intelligenza artificiale in realtà è un concetto molto ampio, perché per intelligenza artificiale si intende qualunque algoritmo che permetta a una macchina di andare a prendere delle decisioni autonomamente. In realtà il deep learning è una sottinsieme dell'intelligenza artificiale che si basa su degli algoritmi che in particolare sono capaci di apprendere a partire da degli esempi e quindi di un po' come i bambini imparare attraverso l'esperienza. Che cosa si riesce oggi a fare già nel mondo industriale utilizzando queste tecnologie? Si possono risolvere applicazioni di tipo diverso, ci sono molte sfaccettature in realtà, nel senso che attraverso le tecnologie di deep learning è possibile risolvere sia applicazioni complesse che non erano possibili prima, soprattutto laddove gli algoritmi di deep learning ci permettono di discriminare i difetti, per esempio, anche in oggetti che hanno un aspetto naturalmente variabile. La visione artificiale è normalmente basata su regole, quindi molto, diciamo, selettiva, bisogna avere un concetto chiaro di quello che è buono e quello che è scarto, ma quando i prodotti sono variabili questo diventa poco applicabile e il deep learning ci viene in aiuto in queste casistiche. Quindi controllo qualità, ispezione, classificazione, per esempio. Riconoscimento. Esatto. Senti, un'ultima domanda che ti volevo fare è legata a quello che c'è un po' alla base dell'intelligenza artificiale, cioè le reti neurali. Ci puoi aiutare a capire bene un po' che cos'è e come funziona? Allora, una rete neurale è un algoritmo fondamentalmente che deve essere istruito attraverso degli esempi, abbiamo detto. Quindi numerose immagini, per esempio, se stiamo parlando di analisi delle immagini, vengono date in pasto alla rete neurale che apprende effettivamente ed estrae in maniera autonoma quelle che sono le caratteristiche più salienti. Come fa a fare questa cosa? All'inizio è necessario, fornire le immagini già divise in delle classi, per esempio, in modo tale che abbia delle informazioni già classificate preventivamente. Poi la rete, man mano che impara attraverso gli esempi di queste classi, è in grado di capire in maniera autonoma quali sono le caratteristiche salienti che distinguono l'oggetto di una classe dall'oggetto di un'altra classe, e facendolo tante volte poi alla fine impara a prendere la decisione autonomamente, così come, per esempio, appunto, come dicevamo prima, l'esempio dei bambini. Un bambino è in grado di distinguere, non so, un gatto da un cane, anche se hanno tante forme diverse o specie diverse. Senti, un'ultima domanda e una curiosità più che altro, no? Abbiamo capito che alla fine è un apprendimento, se vogliamo, deduttivo, quindi si parte dalle caratteristiche dei specifici oggetti per trarne delle regole e applicarle poi a raggruppamenti in classi, eccetera. Ma c'è un margine di errore, e nel mondo industriale qual è questo margine di errore che ci si può aspettare? Allora, sicuramente c'è un margine di errore, come in tutte le cose, anche perché la rete neurale fornisce, diciamo, un grado di confidenza con il quale è sicura, diciamo, per esempio, che un oggetto appartenga a una delle classi che gli sono state insegnate. Però il bello della rete neurale è che se mentre sta lavorando io scopro che ci sono delle ulteriori caratteristiche o intervengono fattori esterni che introducono ulteriore variabilità nell'applicazione, posso comunque acquisire nuove immagini che mettono in evidenza questa caratteristica, aggiungerle al training della rete e far aggiornare la rete, che imparerà questa nuova caratteristica.